In questa seconda fase, insomma, Marco esce da questa sua situazione, come dire, da questa sua brutta situazione, no? Riesce a ritrovare se stesso. Riesce a ritrovare se stesso esattamente laddove è caduto, ovvero il territorio, l'ambiente, come visto come uno dei massimi luoghi di emancipazione sociale. Che cosa succede allora? L'ambiente che lo circonda, le sue relazioni interpersonali, la sua fatica quotidiana dove si sviluppa nel territorio e appunto lo fa andare in difficoltà e poi si ritorna lì. Ma che cosa è successo? È che tra il prima e il dopo, il protagonista Marco sostanzialmente si accorge di essere un'altra persona, non più costruita per gli altri ed assieme agli altri, con gli altri, in quello stesso luogo, appunto, che è l'ambiente familiare, la sua socialità diffusa, i luoghi, le persone, le circostanze, perché lui stabilisce dentro di sé un nuovo quadro di priorità e questo nuovo quadro di priorità gli permette di vedere quelle negatività precedenti in ipotesi di cambiamento, e questo è il punto di forza. Ecco, stabilire poi un nuovo quadro di priorità significa nuovamente rimettersi in discussione, vuol dire Rimettersi. stabilire dei nuovi punti di contatto con la vita, no? Con la propria Assolutamente, perché il finale esistenza. di questo libro non dà una ricetta di come uscire in modo generalista da questo che io chiamo viale della solitudine attraverso questo flashback dell'anima, no? Della mente, ma sostanzialmente pone interrogativi, si interpreta attraverso Marco, quindi non diamo una ricetta che sia uguale per tutti, ma po si pongono degli interrogativi. Ripeto, si ha in questo lavoro la Marco ha la responsabilità di autoraccontarsi. Questo è uno dei punti forza per uscire, perché poi alla fine ci sono tante ricette, ma la ricetta finale è il riprendersi se stessi e riaversi alla vita. È Quanto e come incide il fattore ambientale? fondamentale l'ambiente. L'ambiente è quello che sostanzialmente ci sono tre ipotesi. La prima ipotesi è quella che quando si cade nel fenomeno depressivo si ha una sottovalutazione, che è uno degli elementi più devastanti, il non capirsi e il non essere capiti dagli altri. Il secondo motivo assolutamente detestabile è l'indifferenza degli altri che ammazza, che uccide, che ti fa sentire distante dalla società. Il terzo è addirittura l'esclusione, perché questa è una società respingente, una società che non include. Oggi in questa società, se proprio vogliamo fare un'analogia con il nostro tempo, è una società fatta di moltitudini individuali. Ognuno di noi dialoga con Facebook, con Twitter, con tutti questi mezzi di comunicazione rinchiusi dentro il proprio fortino, dentro la propria stanza. Ognuno ha la ricetta miracolistica, non si dialoga più con gli altri. Questo è un elemento che pervade, diciamo così, la mente di ognuno di noi. Si diventa più intimi, si diventa, come dire, si intristisce di più, si diventa più soli perché non ci sono più le grandi idee di massa, non tirano più i fattori, le agenzie educative primarie, la famiglia da un lato, la scuola pubblica dall'altro, e quindi ognuno, diciamo, racconta se stesso e ha una ricetta miracolistica. Poi, arrivati a un certo punto, questa roba qui non funziona e quindi si cade, si cade, si cade. Si cade. Fortunatamente c'è anche chi riesce a rialzarsi. Il messaggio finale Il poi è messaggio questo. finale è che sostanzialmente c'è un elemento forza che Marco racconta di sé. L'elemento è di riaversi, di ripartire da se stessi. Questo è fondamentale. Ebbene, Raffaele, io adesso immagino che ci sia uno stralcio del tuo libro al quale tu sarai particolarmente legato. Insomma. Verrà un giorno in cui il buio, la pena, il dolore non si sentiranno più soli, in cui la sofferenza dell'anima non sarà più violentata, condannata, in
in cui la paura sociale sarà accolta come un passaggio della vita che può aprire il tempo a un nuovo sbocciare, in cui il gridare saliente troverà finalmente l'ascolto della via che si accoglie. E insomma, questo stralcio indicativo di quello che poi è il messaggio. Sì, verrà un giorno dove la siccità finisce, questa pioggia battente che inumidisce, e poi il raggio di sole, come viene nel disegno di copertina. Il raggio di sole è la nuova luce che appunto è il passaggio alla nuova vita, il nuovo riaversi alla società, il reincamminarsi e sentirsi al pari degli altri. Ecco, tra l'altro questa cosa è molto chiara anche dalla copertina, perché il libro è questo. E in copertina, tu lo chiami L'importante è che piova, però in copertina abbiamo un'immagine che si chiama La pioggia che non bagna. Quindi questo discorso è qui, è già qui. Chi prende in mano il libro e probabilmente va un po' più in fondo alla cosa già lo sa. La pioggia che non bagna, quella invisibilità a cui condanna la depressione, possiamo uscircene così. Però Marco esce da questa situazione. Marco esce e ne esce con le sue gambe, con la sua forza, con la sua responsabilità interiore, con il suo di sé, come dice Aldo Masullo. Bene, io devo ringraziarti. Io ringrazio te e l'emittente. Devo ringraziare anche il maestro, che stasera voglio dire ha partecipato più attivamente del solito, e voglio ricordare sempre ai nostri amici da casa l'appuntamento, il prossimo appuntamento di Artisti Fra Noi, che è sabato sera alle 20:40, andrà in onda il programma. Mi raccomando, non perdetelo, guardateci sempre, perché ci sono delle grandissime novità previste per le prossime puntate. Arrivederci.